Videino serale di quelli inaspettati, inaspettati per voi, ma inaspettati anche per me, perché non avevo in programma di mettermi qui e discutere un po' queste tematiche, però ci siamo e quindi, dato che se ne parla, ci sono argomenti di discussione e di dibattito, perché non mettersi qui a spendere due parole, prima dell'ora di cena, a cena, insomma, guardate voi a seconda di quando ascolterete queste parole. Voglio fare un video molto discorsivo, molto chiacchierato, ma bisogna partire proprio da questo presupposto. Cioè, questa è proprio una chiacchiera di quelle che si fanno al bar. Prima sono andato a prendere un caffè, c'era un mio amico, abbiamo parlato di quello che è un po' il momento calcio scommesse, no? Quindi la classica chiacchiera da bar. Benissimo. Parliamone sotto questa veste. Parliamone senza fare delle analisi di quello che è attualmente l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Abbiamo già parlato, affrontato questo argomento fin troppe volte. Però sappiamo tutti che un giorno Massimiliano Allegri non sarà più l'allenatore della Juventus e un giorno ci sarà la necessità di pensare a un nuovo allenatore per la Juventus. In questo momento Cristiano Giuntoli sta difendendo a spada tratta il suo allenatore, ce l'ha spiegato in più occasioni, ogni volta che è stato interpellato ha parlato del suo rapporto con Allegri, ha lodato quello che è il lavoro di Allegri e da qui voglio ripartire. Perché? Perché c'è un motivo. È ovvio che quando uno come Giuntoli, un direttore sportivo, arriva su una panchina come quella della Juventus, quindi un club molto importante, deve anche prendere le difese di quelli che sono i tesserati. Che non significa che ci saranno dei paraocchi, che non significa che ci saranno dei trattamenti di favore, ma che in questo momento Giuntoli deve per forza di cose difendere quelli che sono i tesserati della Juventus. Sembra un discorso molto semplice che ho già affrontato. E ovviamente Giuntoli non può prendere in considerazione il lavoro antecedente di Allegri, precedente di Allegri. Lui andrà a valutare Allegri sui binari, sui canoni che sono quelli in corso, quindi questa determinata stagione sportiva. Non ci saranno delle decisioni prese sulla base di quelli che sono stati il primo e il secondo anno dell'Allegri bis. Questo credo che sia doveroso sottolinearlo. Perché? Perché Giuntoli è entrato alla Juventus, è diventato dirigente della Juventus a partire dalla terza stagione dell'Allegri bis. Quindi tutto quello che accadrà in questa stagione sarà oggetto di valutazione da parte di Giuntoli. Proprio per questo vi dico, potrebbe non essere l'ultimo anno di Allegri, potrebbe essere l'ultimo anno di Allegri, non esiste una risposta giusta o una sbagliata. Sicuramente però un giorno Allegri non sarà più l'allenatore. E quando ci sarà necessità di scegliere un nuovo allenatore, ci saranno dei parametri da prendere in considerazione. Il principale è lo status della squadra. Vado a tradurre. Quando è arrivato Massimiliano Allegri alla sua seconda avventura nella Juventus, 2 anni e un po' fa, io vi dissi una cosa. Allegri per me non è l'allenatore giusto per questo momento di Juve, perché in questo momento la Juventus serve un allenatore come Antonio Conte, con le caratteristiche di Antonio Conte, ma diverso da Antonio Conte. Perché diverso da Antonio Conte? Perché in quel momento Conte era l'allenatore dell'Inter. O era appena, si era appena dimesso, o era stato allontanato dalla panchina nerazzurra. Comunque stava vivendo la sua parentesi interista. E quindi, per divergenze, anche proprio sul piano presidenziale, ricorderete quello scambio di battute poco amorevole, poco amichevole tra Agnelli e Conte in Coppa Italia, tra Juve e Inter, quei brutti gestacci un po' così, e quindi non era assolutamente il momento migliore per riavvicinare Conte alla panchina della Juventus, ma serviva un allenatore con quell'impronta, con quelle caratteristiche. Ad oggi, dopo 2 stagioni completate e in corso d'opera, secondo me è ancora l'imprinting di allenatore giusto per la Juventus, perché io ancora vedo una Juventus in costruzione barra ricostruzione. Questo è quello che vedo oggi, un cantiere. La Juventus non è ritornata, non ha riguadagnato lo status di squadra importante. Perché non ha vinto e perché non è nemmeno mai andata vicino a vincere nuovamente. Quindi, quando ci sono queste situazioni, secondo me, l'identikit perfetto per una squadra è proprio quello di Antonio Conte, che in poco tempo ti porta ad essere nuovamente squadra, ti riporta a competere per alti livelli. Il Conte del primo ciclo era un Conte che si accontentava di quello che aveva in casa, il Conte di oggi è un allenatore differente, è un allenatore che ha delle richieste, è un allenatore che ha vinto nel frattempo, si è guadagnato uno status importante e differente ed è un allenatore che ha delle richieste. Quindi da questo bisogna ripartire. Perché parlo di Conte oggi? Perché è un nome chiacchierato negli ultimi tempi. Per
molto chiacchierato negli ultimi tempi. Non solo chiave Juve, non solo chiave Juve, perché? Perché pochi giorni fa sembrava uno dei nomi, anzi forse il nome, il candidato numero uno per la panchina del Napoli. Sappiamo tutti di quella chiacchierata, diciamo così, tra Aurelio De Laurentiis e Garcia, di quella fiducia confermata come se fosse una bomba orologeria e di quelle chiacchiere con Conte, tanto che di marzo, durante la serata del centenario della presidenza Agnelli e con Conte che indossava la maglia della Juventus, e già questo fa un po' sorridere ripensando proprio a quella parentesi di Conte allenatore dell'Inter che va a bisticciare a distanza proprio con Andrea Agnelli, c'era stata quella domanda, secondo me anche abbastanza fuori contesto, sulla panchina del Napoli. Domani sera ci sarà un'intervista in uscita sulla Rai ad Antonio Conte, e Conte tocca alcune tematiche, come il suo rifiuto a voler intraprendere un'avventura a stagione in corso, perché ci sono delle problematiche pregresse che non dipendono da lui, e quindi le panchine di Roma e Napoli, che erano state un po' le due principali chiacchierate per l'approdo nuovamente di Antonio Conte in panchina, dovranno mettersi il cuore in pace in caso di esonero di Mourinho oppure di Rudy Garcia. Conte non è interessato a questa cosa perché in questo momento vuole godersi la famiglia e riposare un pochettino. Ecco, già questo è un punto. E poi Conte parla di quello che è stato il suo rimpianto più grande, e cioè il suo addio alla Juventus. Dopo tre scudetti, Conte dice, anche i problemi più piccoli sembravano problemi enormi, e per quello poi me ne sono andato, ma è un grande rimpianto. Se mettiamo insieme queste dichiarazioni, la necessità della Juventus di un allenatore di quel tipo e la presenza di Conte l'altra sera, alla serata in cui l'abbiamo rivisto in bianconero dopo la sua parentesi all'Inter, tutto mi porta a pensare che un giorno la scelta della Juventus possa ricadere nuovamente su Antonio Conte. Voglio esagerare. In questo momento specifico io credo che, in caso di addio di Allegri a fine stagione, il nome numero uno per la panchina della Juventus sia quello di Antonio Conte. Proprio per queste cose che abbiamo detto, un po' le prove tecniche di riavvicinamento con l'evento e Conte nuovamente in bianconero nonostante la parentesi interista, un Conte che torna a parlare di Juventus, un Conte che dice in questo momento mi voglio godere la famiglia ma poi chissà, un Conte che ha quelle caratteristiche necessarie per portare la Juventus ad essere un club importante dal punto di vista della mentalità, che secondo me è il grande pregio di Antonio Conte. E poi entra ovviamente la valutazione interpersonale, e ognuno ha la propria, e io voglio dirvi la mia in questo video, ma è già un argomento che ho trattato in passato, perché torno a ribadire che secondo me alla Juventus bisogna un attimino togliere questa brutta abitudine di rimanere sempre ancorati agli stessi 3, 4, 5 nomi. Se oggi parlavamo del ritorno di Bernardeschi e bocciavamo l'operazione proprio dal punto di vista della mentalità, perché ci sono altri profili che possono essere utili come Bernardeschi, se non più utili di Bernardeschi e diversi da Bernardeschi, stessa cosa va considerata per la panchina, perché è sempre lo stesso girotondo di nomi. Conte, Allegri, Allegri, Conte, ogni tanto spunta il nome di Zidane, e mi sembra un pochettino di rivivere quell'estate del torna Pogba, arriva Milinkovic-Savic, o se andiamo indietro la punta della Juventus sarà Gilardino, e robe di questo tipo. Quindi secondo me è necessario per il bene della Juve allontanarsi un po' da quella margherita di nomi che si sta continuando a sfogliare. Però tutte le strade portano a Roma e tutte le strade portano a Conte. Mi sembrano veramente delle prove per vedere anche un po' la reazione dei tifosi. C'è una sola cosa, secondo me, che esce da questo ragionamento, e cioè che ora la Juventus ha un nuovo reparto di analisi sportiva, cioè Manna e Giuntoli. Quindi che cosa significa? Che la Juventus, intesa come società, sì, ha già avuto Antonio Conte in panchina, ma Giuntoli e Manna non hanno mai lavorato con Antonio Conte. E quindi quelli che andranno a scegliere un domani, che non deve essere per forza al termine di questa stagione, perché non sappiamo se sarà l'ultima stagione di Allegri o se si andrà a fare anche il quarto ultimo anno di contratto, non lo possiamo sapere. Non possiamo predire il futuro, e quindi dobbiamo attenerci all'attualità e al massimo lavorare di fantasia e di chiacchiera, che era la premessa di questo video. Però Manna e Giuntoli con Conte non ci hanno mai lavorato. E dal punto di vista della necessità, sì, la Juventus avrebbe bisogno di uno come Antonio Conte. Io credo che non ci sia nessuno bravo come Antonio Conte. Nessuno a fare questa cosa qui,
questa cosa nello specifico, cioè prendere una squadra e in poco tempo ricreare quella mentalità sportiva vincente. Conte, secondo me, è il più bravo di tutti in assoluto da questo punto di vista. Non significa che non possa venire fuori qualcun altro, che non possano essere valorizzati altri allenatori che magari stanno facendo dei percorsi incredibili. Io, lo sapete, ho un nome in testa su tutti tra quelli che allenano in Italia, e guarda caso dovrebbe proprio liberarsi a livello contrattuale al termine di questa stagione. È Vincenzo Italiano, che aveva salvato lo Spezia, ha riportato la Fiorentina in Europa, si è giocato due finali di Coppa lo scorso anno sempre con la Fiorentina, non vincendone nessuna delle due, ai lui, e quest'anno la Fiorentina, in questo momento nel quale sto parlando durante la pausa nazionali, è insieme alla Juventus a pari merito in classifica in lotta per la qualificazione alla Champions League. Secondo me Italiano è un allenatore che anno dopo anno è andato a migliorare sempre la sua posizione precedente, e questo è sicuramente un merito per i nerd come me. Un pochettino, quando parlo di questa cosa o ragiono di questa cosa, chi è amante di Dragon Ball potrà associarlo un po' alla caratteristica dei Saiyan, che quando vanno incontro alla morte raddoppiano, no, la loro potenza. Ecco, questo è il parallelismo che faccio dal punto di vista nerd, non mi viene un altro nome, di fumetti o di manga, nel lavoro di Vincenzo Italiano. Quindi se proprio dovessi scegliere, andrei su un profilo differente. Mi piacerebbe davvero tanto una Juventus che scommette su un percorso come quello di Italiano, che ha portato dei risultati evidenti in tutte le squadre che ha allenato, in cui si vuole dare fiducia a un nome emergente, ma non emergente come è stato Andrea Pirlo, e cioè quello, andiamo, facciamo la scommessona, perché Italiano è sì una scommessa, ma non una scommessa come Pirlo, che non aveva mai allenato, è una scommessa dettata da il fatto che c'è stata meritocrazia nel lavoro di quest'ultimo. Poi è ovvio che secondo me Conte è più bravo di Italiano, Conte è anche più vincente di Italiano, Conte ti costa probabilmente però anche di più di Italiano dal punto di vista dell'ingaggio e anche delle richieste, perché come dicevamo prima, Conte oggi ha uno status differente rispetto al Conte che arriva nella stagione 2011-2012 con in Serie A soltanto 6-7 panchine all'Atalanta dopo essere stato esonerato. Stiamo parlando ovviamente di qualcosa di diverso. Quindi questa è un po' la mia lettura, e cioè oggi come oggi credo che il nome di Antonio Conte associato alla Juventus sia qualcosa di forte e qualcosa di probabile. Cioè oggi come oggi il nome di Conte è qualcosa di probabile alla Juventus, proprio perché a fine stagione potrebbe incastrarsi questa cosa qui. È ovvio che dal punto di vista della necessità del profilo dell'allenatore, Conte lo considero un profilo ideale, però dal punto di vista invece della mentalità della Juventus e cercare di uscire un po' da questa voglia di girare sempre intorno agli stessi 4-5 nomi o l'usato sicuro, garantito, diciamo così, beh, mi piacerebbe invece cambiare pagina, voltare pagina e ricominciare un nuovo capitolo con degli allenatori emergenti che se lo meritano. Poi quando si parla di allenatori emergenti spesso e volentieri si dice bravi di tutti, ecco, io non sono di questa idea, nel senso che sì, ne vedo tanti bravi in Serie A di emergenti, ma non tutti li considero idonei o pronti per la Juventus. Come Palladino ancora non è un nome giusto, lo stesso Thiago Motta non credo che sia un nome giusto, Dionisi è un nome interessante di quelli che potrebbe entrare di prepotenza nel, ma se devo scegliere io personalmente, la mia opinione vale veramente poco, e ribadisco per la terza volta, stiamo parlando di calcio al bar in questo momento, il nome di Italiano è quello che mi intriga di più, perché oggi come oggi non te lo puoi più permettere De Zerbi, che De Zerbi oggi è il nome, cioè se vai a parlare in Inghilterra di De Zerbi te lo descrivono davvero come il nuovo Guardiola, un genio di quelli che l'anno prossimo secondo me allenerà una squadra molto importante, non so se in Premier League, non so se fuori dalla Premier League, ma secondo me De Zerbi avrà una chiamata importante, per quello che oggi non te lo puoi permettere. Quindi devi andare a vedere quelli che sono stati nella condizione di De Zerbi prima di diventare effettivamente De Zerbi, di farsi uno status importante anche fuori dall'Italia. Antonio Conte è uno di quelli che anche fuori dall'Italia ha vinto, perché col Chelsea ha vinto una Premier League e quindi quello status se l'ha conquistato in quel modo. È per quello che vi dico, non lo so, la Juve di oggi, che mi sembra una Juve molto più attenta ai conti e robe del genere, se mi va a prendere Conte deve mettersi nell'ordine delle idee una sorta di rivoluzione proprio dal punto di vista sportivo, quindi degli investimenti di livello. Il nome di Conte mi sembra coerente e anzi mi sembra servito sul piatto d'argento in questo momento,
però ci penserei attentamente prima di tornare effettivamente su quella strada, che è stata bellissima, meravigliosa, ma poi è terminata proprio per volontà di Conte. Ed oggi un grande rimpianto, e sono convinto che contro la Juventus ci tornerebbe di corsa. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, un like a questo video se il video vi è piaciuto, così che possa essere raggiunto da più persone, e se non siete ancora iscritti al canale, vi aspetto per un prossimo video domani.